Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Male e oggi voglio parlarvi di l'olio, olio d'oliva, l'olio d'oliva che è un ingrediente prezioso nella nostra cucina mediterranea. Un ingrediente che ha tantissime vitamine, ad esempio la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C e la vitamina B6. Contiene calcio e contiene ferro, ma non solo, un ingrediente che fa benissimo alla nostra bellezza perché è idratante, lenitivo, antiossidante, tonificante, un ingrediente che è veramente fantastico sulle bruciature, sulle irritazioni cutanee, sul rossore sui bambini, per le smagliature, ma non solo. Un ingrediente che va benissimo per i nostri capelli, per la nostra pelle, per le nostre unghie, benissimo per i problemi cardiocircolatori, va benissimo perché abbassa il livello del colesterolo nel sangue. È un ingrediente che dobbiamo inserirlo nella nostra quotidianità, a parte nel cibo, nel mangiare, ma anche per la nostra bellezza, per il nostro benessere. Perché è un ingrediente antichissimo. Una ricerca di un gruppo francese in Giordania hanno scoperto che la sua produzione esiste già dal 5400 a.C. Veniva coltivato dagli egiziani, dai romani, ma usato tantissimo dai greci. L'hanno definito il frutto degli dèi. Perché? Perché è stato collegato a un mito in cui Zeus voleva dare un sovrano a Atene e Attica e quindi ha creato questa specie di gara tra i dei in cui gli ha chiesto di darle, di offrirgli il dono più prezioso. Ha vinto Atena perché ha presentato l'olivo, ma non solo. E rami di olivo creavano delle corone che venivano dati o incoronati i vincitori durante le Olimpiadi. Io conosco tantissime ricette a base di olio d'oliva, quindi non è che posso presentarli tutti su un solo video, quindi ho deciso che di presentare oggi due video tutorial, ma altre ricette e altri trattamenti. Io vi consiglio di seguirmi sulla mia pagina Instagram, dove ogni giorno presento una ricetta diversa per il viso, per la pelle, per i capelli. Ma adesso vi presento il mio segretuccio per tenere i capelli folti. È questo qua. Questo qua. Praticamente olio d'oliva e aglio, non so se lo vedete dentro, è solo dell'aglio, nient'altro. Li metto di lavarmi i capelli, applico sulla radice e lo lascio agire un'ora o due. Posso lasciarli sui capelli tutta la notte perché il giorno dopo, anche se li lavo bene, rimane attaccato l'odore di aglio che a me dà molto fastidio. E quindi cosa faccio? Li applico un'oretta o 2 ore al massimo e poi mi lavo i capelli. Basta, guarda. Io ho i capelli folti e lo vedete, questo qua è il mio segreto. Questo qua me l'aveva detto la nonna di mia amica, che lei aveva più di 70 anni e aveva i capelli foltissimi, bellissimi, e quindi lei usava solo questo, nient'altro, perché anticaduta per i capelli e aiuta tantissimo la crescita. Adesso vi lascio ai due video tutorial che ho fatto e ci vediamo dopo. Ho preso dei fiori secchi e li ho fatti bollire. Questi fiori io li ho comprati da un bazar marocchino, li potete trovare anche nelle erboristerie. L'ho lasciato raffreddare e ho scolato il tutto. Questo liquido lo potete bere come tisana, lo potete utilizzare come impacco per i capelli, per la pelle, per il corpo, per il viso, lo potete utilizzare in altre ricette. Ho preso una buccetta disinfettata il giorno prima e ci ho aggiunto i liquidi. Terzo di acqua di rose, che è questa qua che la uso anche come tisana, e un terzo di olio d'oliva. Se non trovate i fiori, potete utilizzare la camomilla. È pronto. Eccomi, prendo la buccetta pulita, disinfettata il giorno prima, ci metto oliolito scolato e preparato tempo fa di lavanda e aggiungo oliolito preparato di rosmarino che devo ancora scolarlo, che comunque gli oliolitici, come voi sapete, io li preparo già a base di olio d'oliva. Aggiungo alcune gocce di olio di argan, non tante perché l'olio di argan ha un odore abbastanza forte.
e aggiungo qualche goccia di olio extravergine. Comunque l'olio, questo preparato, sa proprio tra mix tra lavanda e rosmarino, ha un odore meraviglioso, spero che vi piace. Spero che vi sono piaciuti i miei video tutorial di questo bifasico struccante per il viso, che ha un profumo fantastico, e soprattutto di questo qua, che è l'olio idratante per la pelle, che va benissimo per la cellulite. Vi ricordo il mio video precedente dove parlavo di rosmarino, questo qua è fantastico. Io lo utilizzo dopo la doccia, quando ho ancora la pelle bagnata e i pori dilatati, ci metto su questo prima di asciugarmi, lascia la pelle fantastica, non so se lo vedete. Lascia la pelle fantastica, ma lo applico la sera, quando faccio la doccia la sera lo metto su, non lo mettete quando fate la doccia al mattino, perché adesso col caldo che fa al sole veramente vi bruciate, quindi vi consiglio di metterlo la sera. E comunque io lo uso da tanto tempo e funziona veramente bene. E volevo dirvi degli olioliti, chi non sa ancora o non conosce gli olioliti, sono praticamente, si prendono degli ingredienti naturali, dal rosmarino alla lavanda, alla camomilla, a tantissimi ingredienti, si mettono sotto l'olio. Io metto un 30% di olio di oliva, un 30% di olio di seme e il 30% di altri oli, ad esempio l'olio di avocado o olio di mandorle, dipende dagli oli che avete, e lasciate riposare per un mesetto. Dopodiché, quando aprite la bottiglietta, si sente proprio il profumo dell'ingrediente naturale, ad esempio la camomilla piuttosto che lavanda, che veramente è fantastico. Io li preparo a casa e poi li mescolo nelle mie ricette, nei miei trattamenti, e sono da anni che li uso. Spero che vi piacciono, spero che vi è piaciuto il mio video. Per qualsiasi richiesta, informazione, domanda, mi raccomando, contattatemi, seguitemi sulla mia pagina Instagram, dove ogni giorno metto una ricetta diversa. Grazie gente, e alla prossima. Ciao.